Ma ciao a tutti! Ai nostri tempi abbiamo animali pericolosissimi, tra cui alligatori famelici, anaconde dalle dimensioni assurde, eccetera, eccetera, ma nessuno di loro spaventava come un dinosauro. Eppure, nei tempi andati, c'erano creature più spaventose che solo con il loro aspetto vi avrebbero fatto scappare di sicuro. Non erano più forti dei vecchi dinosauri, ma ancora oggi vengono ricordati per il timore che potevano incutere. Insomma, a volte ciò che vedete nei film horror e d'azione con animali estinti giganteschi che tornano in vita e fanno casino ovunque è del tutto vero. Beh, gli animali intendo, non il casino che fanno i modi per portarli in vita. Sfortunatamente nessuno può essere riportato in vita, ma questa è un'altra storia. Comunque, se volete capire di cosa stiamo parlando, fate un bel giretto prima sulla pagina di Gaming Ufficiale e ritornate qua per seguire il video fino al numero 1 della classifica, che vi sorprenderà di sicuro e sarete contenti se si è estinto. Partiamo! Dunkleosteus. Mi son morso la lingua per pronunciarlo, ma non potevano dare nomi più semplici a questi animali. Se volete sapere a cosa somiglia, beh, prima di tutto cominciate a immaginare un pesce enorme, che andava da 8 a 10 metri con un peso dalle 3 alle 7 tonnellate. Eh sì, esisteva un pesciolone del genere. Il suo cibo preferito, beh, erano gli squali, anzi tutti i predatori più micidiali che conosciamo oggi. Ma non erano soltanto le dimensioni a mettere paura, anche i suoi denti assurdi, che non erano proprio denti ma ossa che hanno continuato a crescere, in pochi secondi poteva far fuori qualunque cosa volesse. Sapete perché? Perché era il morso più potente del mare, secondo i ricercatori. 9 tonnellate di potenza, il doppio del tirannosauro e del coccodrillo marino, mentre la pressione si avvicinava al famoso megalodonte, con statistiche che variavano dalle 8 alle 10 tonnellate. Wow, che mondo spaventoso che c'era una volta! Jackalopterus. Il Jackalopterus, un altro nome impronunciabile per me, era un artropode ormai estinto, ovviamente. Se volete capire meglio, molti lo chiamavano scorpione gigante di mare. Cioè, già sono animali spaventosi quando li ritrovi nel deserto, immaginate con dimensioni di 2 metri, eppure in mare, mentre magari vi state facendo una nuotata tranquilla in vacanza. Probabilmente se fosse ancora in vita avrei evitato per certo ogni genere di acqua. Ma per fortuna non c'è più, visto che si è estinto più di 260 milioni di anni fa. Ai tempi vivevano in acque dolci e si nutrivano di altri pesci più piccoli, non provocavano quelli della loro stazza. Elicoprione. Ne avevamo parlato in un vecchio video, ma è giusto riproporlo, visto che è alquanto spaventoso da vedere e rientra perfettamente negli standard di bellezza di questa top. Una cosa curiosa è che, anche se apparteneva alla famiglia degli squali, non si è riusciti ancora oggi a classificarlo in modo appropriato e certo al 100%. Come avrete capito, aveva una specie di sega in bocca, che altro non erano i suoi denti, che si erano formati in modo molto diverso dagli altri pesci. Per questo, nonostante i suoi 3 metri abbondanti, non doveva essere facile masticare qualcosa. Prima avevo detto che non era stato classificato come si deve perché sono pochi i resti ritrovati. E tutte le documentazioni sull'animale sono composte da teorie ipotetiche. Mancano tante zone da comporre del suo corpo, ma per ora, soltanto guardando la testa, possiamo essere sicuri del fatto che avrebbe spaventato chiunque alla vista. L'aiopleurodonte. È un rettile acquatico esistito circa 160-155 milioni di anni fa, in un mare che copriva l'intera Europa un tempo. E sarete anche molto contenti che sia estinto, visto che il suo aspetto, comprese dimensioni e forza, sono cose assolutamente spaventose. Le 4 forti pinne suggeriscono che l'animale fosse un nuotatore veloce e potente. A quanto pare era un predatore, pure con una specie di radar nel naso. Utilizzava quest'ultimo per rilevare altri animali nelle vicinanze, anche se erano in acqua, distinguendo perfettamente gli odori, anche i più deboli. Stimarne le dimensioni è difficile perché non si conosce molto della loro anatomia, ma supponendo che di solito il cranio è un settimo del corpo, doveva essere lungo circa 7, massimo 10 metri. In alcuni documentari della BBC, per mostrarne la pericolosità, avevano esagerato dicendo che addirittura superava i 20 metri di lunghezza. Sarcosuchus. Visse intorno ai 112 milioni di anni fa, nel periodo Cretaceo, nell'attuale Africa e Sud America, ed è uno dei più grandi coccodrilli mai visti sulla Terra.
Lo avevamo nominato in un altro video, ma è giusto anche in questo caso rinfrescarvi la memoria. Immaginate di star facendo una scampagnata appunto in Africa e ritrovarvi un coccodrillo così che spunta dall'acqua. Sono sicuro che rimarreste bloccati dalla paura, perché pesava 8 tonnellate e superava i 10 metri, raggiungendo a quanto pare i 12. Cioè, era così grosso che poteva tenere testa praticamente a qualunque dinosauro sulla Terra. La pressione del suo morso da 2300 kg è 2 volte più potente della pressione presente nella fossa della Marianne. Ma la cosa più spaventosa ancora è che era in grado di chiudere la bocca ad una velocità pari a diverse centinaia di chilometri orari. Mosasauro. Se avete guardato Jurassic World sicuramente avrete già capito di che animale parliamo. Quel mostro che esce dall'acqua come un'orca affamata e mangia la sua preda come uno squalo. Però anche questo è un rettile marino vissuto 70 milioni di anni fa. La cosa più spaventosa, come per altri animali della lista, erano le sue dimensioni di ben 17 metri. Ma vi rendete conto di che bestie parliamo? Molto vicino al megalodonte che ormai conoscerete benissimo, con la marea di video che ci sono in giro, o no? Beh, i 17 metri appartenevano alla specie del Hoffmanni. Infatti ne esistevano 5 diversi e non erano così pericolosi come il megalodonte, erano solo molto spaventosi. Avevano una vista e un olfatto poco sviluppato, perciò preferivano rimanere vicino alla superficie del mare, senza addentrarsi troppo in profondità. Il loro cibo preferito erano pesci, tartarughe e anche mosasauri più piccoli. Megalodonte. E ne avete sentito parlare dappertutto di sicuro, sentito nominare anche quando mangiavate la vostra merenda a scuola e ora ne sentirete parlare pure qua, non importa che classifica sia. Che parli di animali o umani o di cavalli, che sono poi tipi di esseri umani peggiori, il megalodonte ci sarà sempre. Probabilmente è anche l'animale estinto più cliccato su YouTube, visto che Hollywood negli anni ha sempre trovato un pretesto per inserirlo nei suoi film. Era lo squalo più grande mai esistito sulla Terra. Il suo nome deriva dal greco grande dente. Ed era imparentato con il grande squalo bianco, considerato uno dei più grandi e potenti predatori che siano mai esistiti. I resti fossili del megalodonte suggeriscono che questo gigante ha raggiunto una lunghezza massima di 18 metri, con dimensioni medie di 10,5 metri. Sembra mangiasse volentieri di tutto, perfino balene, visto che aveva un'apertura mascellare di ben 2 metri. E visto che il suo peso si aggirava su qualcosa come le 80 tonnellate, si pensava avesse bisogno di almeno 8 tonnellate di carne per sopravvivere. Quetzalcoatlus. Il nome ricorda molto un'evocazione di Final Fantasy, ma questa creatura era esistita davvero? Un genere estinto di pterosauro vissuto circa 70 milioni di anni fa in Nord America. Becco lungo e sdentato, un collo molto lungo e rigido e aperture alari incredibilmente sviluppate. Tutte queste cose lo rendevano davvero, ma davvero spaventoso da vedere e da avvicinare. Proprio l'apertura alare era il suo punto di forza, raggiungendo gli 11 metri. Peso e costituzione corporea di tali animali è incerta e variabile. Alcuni pensavano fosse intorno ai 45 kg, altri invece che superasse i 200. Nemmeno in quanto ad altezza scherzavano, superando praticamente i 15 metri. E raggiungendo spesso i 20. Ora che ne conoscete uno, immaginate di trovarvene un centinaio in cielo che migrano come normali uccelli. Qualunque cosa sulla loro strada verrebbe spazzata via. Quindi è considerata la più grande creatura volante mai vista. Thalattoarchon. E abbiamo ottenuto il meglio come numero uno della classifica, è una delle prime scoperte recenti di cui parliamo. Infatti la prima volta che fu descritto era nel 2013 sulla base di alcuni ritrovamenti in Nevada nel 2010. Quindi avrete capito anche che pure adesso è possibile trovare tanti altri animali estinti, che non conosciamo di sicuro. Chissà quanti popolavano il mondo un tempo, mi viene da chiedermi. Comunque anche qui abbiamo un rettile marino che preferiva vivere in acqua. È considerato uno dei primi rettili marini predatori di grossi animali, grande circa 8,6 metri. Sembra sia anche il più antico della sua specie, e anche uno dei super predatori più temibili. Sembra adorasse le sfide, se vogliamo dirla in parole povere, attaccando briga con creature delle sue stesse dimensioni, o a volte anche più grandi, per nutrirsi. Il nome generico Thalattoarchon deriva dal greco e significa dominatore dei mari. Ed è sicuramente uno di quei mostri che sono molto contento si siano estinti. Artropleura.
Non è grande come un dinosauro e nemmeno si era sicuri fosse un gran carnivoro, visto appunto le dimensioni di soli 2,5 metri. Poco in confronto a tanti altri animali dell'epoca, cioè del periodo del Permiano inferiore, circa 300 milioni di anni fa. Come avrete capito, è un genere di mille piedi ed è anche l'invertebrato più grande mai esistito sul pianeta. Con un aspetto del genere sicuramente avrebbe spaventato chiunque. Al Parco Natura Viva di Verona, nella sezione antichità, c'è un suo modellino se siete interessati a capire quanto era alto e com'era fatto. Con questo concludiamo. Assurdo quante creature esistessero milioni di anni fa e quanti pericoli quindi ci fossero. Se siete rimasti seduraiati per tutto il video avete fatto la cosa più giusta allora e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Con un'altra incredibile classifica. Stessa voce, stesso posto e orario diversissimo.